Non ti resta che fare questo. All in. È un rischio? Sì. Hai alternative? No. Tutto questo grazie al gigante buono? Buonissimo. Ma adesso non hai alternative. Ora stiamo parlando di Folarimbalogun. Ma facciamo un passettino indietro, perché stamattina chiaramente i giornalai non vedevano l'ora di fare il titolone interbeffata, Scamacca sceglie l'Atalanta. Allora, la scelta di, di Scamacca è una scelta condivisibile, naturale ed è la scelta più intelligente per la sua carriera. Perché Scamacca sa benissimo che all'Atalanta può dare molto di più rispetto all'Inter. Viene da un anno difficile e ha scelto l'Atalanta per rilanciarsi. Scegliendo l'Inter sa benissimo che ha molto meno spazio. Davanti c'è sicuramente Lautaro. Dovrebbe giocarsi il posto con Turam. Quindi non è che sarebbe stato facilissimo. Per scamacca giocare le partite e quelle che avrebbe giocato avrebbe dovuto convincere. Invece ha scelto un ambiente più leggero come quello dell'Atalanta senza pressioni, dove giocherà tante partite. Dovrà contendersi il posto con Zapata. Però Zapata, gli ultimi due anni, è uno che si infortuna spesso, non sta mantenendo le attese, quindi sicuramente a Bergamo giocherà molto di più. Per cui, per me, Scamacca ha fatto bene per la sua carriera e io sono contentissimo, sono contentissimo che ha scelto l'Atlante, perché se andate a vedere uno dei miei recenti video dove parlo dell'attaccante da prendere. Dico, l'Inter sembra aver scelto Scamacca, ma io non lo vorrei, perché se devo pensare di sostituire Lukaku con Scamacca, questa cosa qui non mi piace. Poi, se il giocatore effettivamente dovesse arrivare a Milano, benvenuto Scamacca, forza Scamacca, ma a conti fatti, meno male che non è venuto Scamacca e che abbia scelto l'Atalanta. Poi il titolo Interbeffata ovviamente è sempre un titolone per fare notizia, è un titolone per fare notizia, semplicemente il giocatore ha scelto la dea per i motivi esposti. Detto ciò passiamo a Balogun. Ora perché dico fare all-in e basta? Perché non ti resta altro. Cioè, quali sono gli attaccanti in giro che tu puoi prendere per 35-40 milioni? È vero che l'Arsenal chiede qualcosa in più, però trattando magari si potrebbe scendere a 38, 37, 37 più bonus arriviamo a 40, insomma, a queste cifre qui. È un rischio? Sì che è un rischio, perché Balogun, ma parliamoci chiaramente. Alla fine nessuno lo conosce adesso Avete guardato i video su YouTube? Ovviamente io parlo in generale. La maggior parte ha guardato i video su YouTube. Eh balogun questo qua dobbiamo prendere. È forte, ma in realtà nessuno lo conosce bene. Perché le partite del Reims? Perché questo qui ha giocato in prestito nel campionato francese nel Reims, dove ha fatto anche molto bene. Ha segnato tanti gol. però le partite del Reims. Chi se le guarda, chi le ha mai guardate? Forse soltanto quando gioca contro il PSG, ma nemmeno, perché sfido chiunque a guardare PSG Reims. Cioè, non guardiamo le partite del campionato italiano, anzi non guardate, perché io le guardo tutte quando posso e ovviamente anche perché devo fare i video. Figuriamoci se ci mettiamo a guardare le partite del campionato francese di una squadra di medio bassa classifica. Ecco perché Balogun è un rischio: è un giocatore giovane che sicuramente, da quello che ho visto dai video, ha delle potenzialità. Però io vidi all'epoca anche i video di Quaresma, no? quando lo prendemmo che c'era Murigno. È stato uno dei flop clamorosi, uno dei pochi flop della gestione Murigno. Per cui i video, fino ad un certo punto, io voglio vedere il mio campo, li voglio vedere in mezzo al campo davanti a 80.000 persone, a San Siro, lì voglio vedere il giocatore se è da Inter. A me i video... Fino a un certo punto lasciano il tempo che trovano. Io voglio vedere in campo cosa è capace di fare. Anche se per me poi l'alternativa ci sarebbe, perché sul mercato oh, il porto non è che lo vende e non è che lo svende. Però un tentativo per Taremi, io l'avrei fatto. Qualche settimana fa se ne parlava. Adesso non, non interessa più Taremi. È chiaro che è un giocatore. Più maturo, parliamo di un 31enne, quindi non è un giocatore futuribile, però ad oggi Taremi è più una certezza rispetto a Balogun. Poi attenzione, Balogun può anche diventare più forte di Taremi, io non sto dicendo né che è scarso né che è forte, però spendere 35-40 milioni, fare all-in, perché è il budget, il budget che abbiamo, su un giocatore che praticamente non conosciamo, lui non conosce il campionato italiano, è quantomeno azzardato. Ma di questa situazione sappiamo già a chi dobbiamo ringraziare: il belga che di punto in bianco ha deciso di non rispondere più a nessuno. Lui non ha chiarito minimamente la situazione. Se c'è stato qualche litigio con Inzaghi, con qualcuno della società, noi di tutto ciò non sappiamo niente e francamente adesso nemmeno mi interessa perché il mio pensiero ad oggi è prendere un attaccante forte che ci possa dare una grossa mano per tutta la stagione. Quindi Lukaku è un capitolo archiviato. Non ce ne deve fregare più nulla, ma è soltanto per dire che questa situazione l'ha creata quel soggetto lì. Per il resto, ragazzi, queste sono le ultimissime. Anche se volete la mia, io penso, io penso che in realtà la mossa scamacca da parte dell'Inter sia stata più una mossa per far vedere all'Arsenal. Guarda. Tu chiedi 45-50 milioni per Balogun, io allora vado a prendere un altro attaccante. Cioè sia stata più una mossa di questo tipo. Io non credo che l'Inter abbia veramente puntato Scamacca e lo volesse prendere per sostituire Lukaku. Io non ci credo a questa cosa qua. Perché sapete qual è la differenza tra Scamacca e Balogun? Vabbè, sono giocatori totalmente differenti. Più o meno hanno la stessa età. Però qual è la differenza? Che Scamacca l'abbiamo visto giocare, a me non mi dà l'idea di questo grande campione. Mi dà l'idea al massimo di un buon giocatore, ma che può giocare nell'Atalanta, nella Fiorentina, magari anche nella Lazio, eccetera eccetera. Però quando aumenti il livello, Scamacca mi dà l'idea che non va più bene. Invece Balogun non conoscendolo può darsi pure che questo qui esploda, diventa un grande giocatore e tu magari tra due anni lo venderai per 100 milioni di euro perché tanto è questo il destino dei giocatori che approdano nel campionato italiano. Ormai ci dobbiamo abituare, che in Italia prendiamo giocatori magari anche semi sconosciuti, magari ecco. Esplodono, e tu nel giro di uno o due anni sei costretto a venderlo. È successo per Kim con il Napoli, è successo per Tonali e se ci succederà per tanti altri giocatori. Lo stesso Barella, che da noi adesso si è formato ed è diventato un grande giocatore mi farò vedere che se non è stato quest'anno ma magari l'anno prossimo lo perderemo stesso discorso magari Lautaro Martinez lo potremmo perdere questo è il destino ma soprattutto la realtà del calcio italiano di oggi e non è più una novità ragazzi io con questo vi saluto mi raccomando società zang fai all in perché il tempo stringe Oggi 5 agosto manca ancora un attaccante e fra due settimane esatte si scende in campo Inter Monza per la prima di campionato. Giusto due settimane, giusto 14 giorni. Ciao!